Si dà lettura dell'interrogatorio reso il 13 aprile 85 dal rotolo Antonino al giudice istruttore di Palermo. Contestati i reati di quel mandato di cattura numero 323-84 del 29 settembre 84, risponde: a seguito delle accuse mosse nei miei confronti da Leonardo Vitale, ho subito a Palermo un procedimento penale per associazione per delinquere, dal quale sono stato assolto. Come conseguenza ulteriore sono stato sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, ma non sono mai stato detenuto, essendomi mantenuto latitante prima ed essendomi sottratto poi all'esecuzione della misura di prevenzione. I miei coimputati erano fra gli altri Pippo Calò e Francesco Scrima, che io conoscevo perché tutti e tre svolgevano attività lavorativa in zone vicine. Più precisamente, io avevo officina di elettrauto in Viale Regione Siciliana 2280 sud-est e gli altri due avevano ciascuno una macelleria rispettivamente in via Palmerino e via Altofonte. Durante la mia latitanza ho passato la maggior parte del tempo in Germania, dove ho svolto attività di commercio nel settore dei brillanti e della gioielleria in genere. Mia moglie invece è rimasta a Palermo. A dimostrazione della mia buona fede esibisco 4 montature in oro contenenti 2 brillanti ed uno zaffiro in una striscia di stoffa che occultavo nei pantaloni all'altezza della cintura per evitare di essere rapinato. Ho dimenticato di consegnare dette pietre preziose al momento del mio arresto. Su disposizione dell'ufficio, detti oggetti vengono consegnati al dottor Nicola Cavaliere della squadra mobile di Roma per sottoporli a sequestro. Riprendendo il discorso, devo dire che nel settembre 1984 avevo pensato di riunire la mia famiglia a Roma perché non ritenevo opportuno far vivere mio figlio in Germania. Passeggiando per le strade di Roma incontrai casualmente Pippo Calò in una via del centro, di cui non ricordo, vicino via Barberini, dove mi ero recato per acquistare indumenti per cacciatori in un negozio denominato Fucile. Naturalmente gradimmo entrambi l'incontro, che avveniva a distanza di parecchi anni da quando mi ero dato alla latitanza a causa delle dichiarazioni del Vitale. Pippo Calò, appena appresa la mia intenzione di rimanere a Roma, mi disse che se avessi voluto ci saremmo potuti incontrare nuovamente per scambiare 4 chiacchiere. Anzi, mi indicò uno stabile con una pulsantiera all'esterno nel quale vi era l'indicazione di una società, tra parentesi gemelli, e mi disse che per incontrarlo avrei dovuto bussare a tale pulsante e ci saremmo visti. Da allora io ho vissuto a Roma con documenti falsi e alloggiando in appartamenti che preferirei non indicare, per evitare di coinvolgere persone che mi hanno fatto cortesie e che ignoravano la mia qualità di latitante. Peraltro devo dire che nemmeno io sapevo che nei miei confronti vi fosse un mandato di cattura, perché quando apparve nei giornali la notizia dei provvedimenti restrittivi emessi a seguito delle dichiarazioni di Tommaso Buscetta, io lessi fra gli inquisiti il nome di Rotolo Salvatore e credo quello di Rotolo Gioacchino. Non essendo quindi sicuro se il mandato di cattura riguardava anche me, mi informai a Palermo e mi fu risposto di stare tranquillo, perché io non ero toccato dal provvedimento. Non intendo dire a chi mi sono rivolto per gli stessi motivi di cui sopra. Quando sono stato arrestato ero in compagnia di Pippo Calò, perché circa un quarto d'ora prima ero andato a suonare al suo campanello. Preciso che trattasi non del campanello della società Gemelli, bensì quello sito in un'altra via di cui non ricordo il nome, intestato alla società Ilva. Infatti, in una delle nostre chiacchierate, il Calò mi aveva detto che se non l'avessi trovato al campanello Gemelli avrei dovuto cercarlo al secondo indirizzo. Quella sera ero andato a prendere a bordo di una Fiat Uno il Calò e questi, dopo aver fatto una telefonata in una cabina pubblica, è ritornato con me a casa sua. Preciso che l'autovettura è nella disponibilità del Calò e che io andai a prelevarlo a piedi. Quando suonai, egli aprì il portone d'ingresso e mentre io entravo lo incontrai all'ingresso. Entrambi scendemmo in garage ed egli prese la vettura con la quale uscimmo. Preciso che egli doveva accompagnarmi in macchina davanti all'hotel Hilton, dove io avrei dovuto prendere un taxi. Prima però
si fermò a casa e mi disse di attendere un momento che doveva dire qualcosa a casa. Non appena scese di macchina e dopo, dopo pochi secondi, la mia macchina fu circondata dai poliziotti e io tratto in arresto. Io non sono mai salito in nessuno dei due appartamenti indicatomi da Pippo Calò. Il marito di mia sorella Anna, a nome Baiamonte Salvatore, è effettivamente vigile urbano, come la signoria vostra mi chiede. Stefano Bontade era mio cliente, lo conoscevo per questo motivo. La signora vostra mi contesta che, secondo quanto riferito da Tommaso Buscetta, Stefano Bontade non gradiva affatto la mia presenza in seno alla mafia perché cognato di un vigile urbano e troppo vicino a Pippo Calò. Posso dire che non conosco il Buscetta e che non è difficile accettare l'attività di una persona, accertare l'attività di una persona nei modi più disparati. Nessuno mi chiama Roberto, non conosco Salvatore Contorno. Ammetto che fra i miei appunti sequestratemi all'atto dell'arresto vi fossero delle utenze telefoniche scritte in lettere anziché in numeri. Non intendo dare la chiave di lettura di questi appunti per non nuocere a terze persone. A questo punto, per consentire altri atti istruttori, si rinvia l'interrogatorio a data da destinare. Lettura dell'interrogatorio del 3 aprile 1985, contestati di reati di cui è mandato di cattura 323-84, no, è lo stesso di prima. Lettura dell'interrogatorio del 19 giugno 1985. Il giudice istruttore fa presente all'imputato che intende interrogarlo su ulteriori risultanze istruttorie emergenti in particolare da circostanziate dichiarazioni rese dal coimputato vari del POL. L'imputato dichiara che non intende rispondere. Il giudice istruttore rende nota all'imputato che, secondo le dichiarazioni del Varidel, quest'ultimo sarebbe stato l'intermediario per la fornitura di morfina base turca procurata da Musululu Yasar Avri, alias Corandusurus, alle organizzazioni mafiose siciliane, che in un primo tempo la droga era stata fornita a Nunzio La Mattina e Priolo Salvatore, che essendosi appropriato in La Mattina di circa 6 milioni di dollari, il suo posto sarebbe stato preso da esso Rotolo, che il Varidel ha riconosciuto fotograficamente senza alcuna incertezza, che dal 1981 al 1983 sarebbe stata fornita morfina base per circa 57 milioni di dollari al prezzo unitario di 13.000 dollari per chilogrammo, che in queste attività sono coinvolte a vario titolo anche i fratelli Ferrera Antonino e Giuseppe, intesi Cavadduzzi. L'imputato dichiara: prendo atto delle contestazioni e confermo che non intendo rispondere alle domande. O per meglio dire, nel mese invernale, iniziando da novembre al mese di marzo, la società ha di bisogno molti capitali, in quanto il primo rifornimento il condominio non lo paga, il secondo c'è il capocondominio che non c'è, per cui ho di bisogno un mare di soldi. E allora l'ho prelevato dalla società. Quando li ho restituiti, quando me li ho restituiti in serillo, gliel'ho dati a Buscemi. Poi ci sono due o tre assegni di Buscemi Salvatore. Sono pochi, signor giudice, perché rifornimenti a Buscemi ne ho fatti tanti, si vede che hanno capito tutto. Poi c'è un altro assegno di Greco Salvatore, 84.911 lire, anche 11 lire credo che dice tutto, una fattura di olio combustibile, non so se il Greco che è in questo processo o qualche altro Greco. Senta, ma in serillo le ha dato i 25 milioni in assegni, lei li ha girati a Buscemi Salvatore, sì. Poi Buscemi Salvatore le ha restituiti? No. Se lei, mi scusi che lo contraddico, no, se lei guarda la data, il 29 Buscemi me li dà a me. Il 29. 15 milioni? No, 25, 15 più 10. Ah sì, sono due assegni. Sono due assegni. Io restituisco dopo due giorni 25 milioni. Il 31. Il 31, sono due giorni. No, ho capito, sono da guardare al contrario. Era sufficiente metterle al... E il fido 300 milioni è dato da lei, un fido personale per la sua società?
Ma il Fido, guardi, il si Fido... perché è un po'... Ecco, si capisce. A favore, facciamo... lei ha rilasciato un Fido. No, no, guarda... data 30/10/78. La società... Una fideuzione a garanzia di un Fido di complessivi 300 milioni alla Cassa Rurale Artigiani Monreale. Sì. Praticamente la società combustibile, che poi è mia, era mia sola, perché mia e di mia moglie, quando io cominciai le mie disgrazie, le ho lasciate a mio figlio e ai miei figli, per cui si trova una quota che rimane a mia moglie, perché c'ho tre figli, e allora le ho suddivise, siccome non poteva entrare perché minorenne, una quota l'ho lasciata a mia moglie e le rimanenze quote ai due figli già che maggiorenne. Ora la banca già per se stesso, per la fiducia alla società, aveva dato un Fido. In più io e mia moglie, per le proprietà che possediamo, abbiamo firmato questa... Sì, sì, va bene. Senta, questo debito che il picciotto o picciotta... Sì. Picciotto sarà. Picciotto. Comunque dico, siccome lui l'ha messo in dubbio io, e aveva con lei... che era nel 71. Sì, sì. Aveva con lei, che era nel 71. Sì, sì. Ed era di 20 milioni? Era di più. Di più di 20 milioni? Sì. E qual era il motivo? Il motivo era semplicissimo. Ho avuto delle cambiali di una società. La Contatta, credo. Targhe d'oro. Targhe d'oro, sì, sì. Questo è un episodio, se avete la bontà io lo racconto tutto. Avendo queste cambiali andarono a finire al protesto. Cercai l'amministratore e ebbe la fortuna di incontrare il dottor Picciotto, il quale mi disse in questi giorni lo pago. Se non che dopo invece mesi il Picciotto mi vuole vendere un appartamento in via Giacinto Carini 1. Nella vita, è la verità, meglio perdere che straperdere. Se non che questo appartamento in via Giacinto Carini non era del valore che dovevo avere io, era di più. Lui me lo voleva dare per 30 milioni per l'importo delle cambiali. Passa del tempo, colpa mia e del mio notaio che ha voluto approfondire, non so, e fare tutte le ricerche...